Personalmente devo dire che amo molto a dormire. Amo a fare quel passaggio in un altro mondo, a sognare. Ma quello che amo di più è poi risvegliarmi. Già con delle idee che ho preso dal sogno. Il sogno che normalmente apre nuove porte, mi confronto con nuove possibilità. Come si può guardare una vita? Come si può riflettere la situazione? E quindi risvegliarsi per me vuol dire mettersi in movimento, decidere qual è la strada del prossimo giorno, orientarsi verso il nuovo, non sulla strada di ogni giorno. Quindi di cercare un po' dov'è la porta nuova aperta, dov'è la strada che mi porta ad un nuovo obiettivo. E quello vuol dire anche decidere tra le tante possibilità che offre un nuovo giorno, dopo aver dormito bene, naturalmente. Aprire le porte, aprirsi a nuove idee, aprirsi al mondo, aprirsi alla creatività. Questo è un po' il mio scopo di vita. E poi non andare solo alla mia persona, perché io posso fare quasi tutto, posso fare il creativo, ma ho uno scopo sociale solo se le idee saranno partecipate, che tanti altri partecipano a quello che hai sviluppato. Siamo a Mantova, parliamo di una città che per decenni è stata la bella addormentata. Dormire è bello, va bene, ma può essere anche troppo. Bellezza vuol dire anche bella, ma per chi? Per pochi? Per molti? Per troppi? Per tanti? Quando sono stato chiamato a dirigere il complesso più grande, il complesso museale Palazzo Ducale di Mantova, e qua in città, io ho detto no, io non faccio il principe a baciare quella bella addormentata. Io mi rivolgo ai professionisti in campo, cioè i creativi, e questi sono gli artisti. Sono gli artisti contemporanei che lavorano ogni giorno sulla creatività. Beh, a Mantova abbiamo l'esempio più forte, abbiamo quasi una parola magica che si chiama Gonzaga, la famiglia che ha fatto dal piccolo Mantova una Mantova alla grande. Qui una veduta sulla nostra Camera degli Sposi, molto famosa, Camera Picta, perché è proprio dipinto come un unico nuovo modo della creatività. Questa famiglia Gonzaga, per oltre 2 secoli, ha puntato sempre sulla creatività, ha portato sempre le nuove idee, era sempre al corrente. Che cosa è l'ultima moda? Isabella d'Este, come una grande style icon del suo tempo. Sempre nuovi artisti. Si puntava su Pisanello, grande disegno sul muro, una nuova idea rivoluzionaria. Andrea Mantegna, Giulio Romano, sono tanti da citare, ma bisogna capire che tutti questi artisti che adesso noi facciamo così, grandi, grandi maestri, nel loro tempo erano contemporanei e anche molto discussi, anche come stranieri, Rubens, per esempio. Era un fiammingo italiano, quindi non è che tutti l'hanno accettato subito. Anche Monteverdi, è uno da Cremona. Boh. Poi è diventato il grande Monteverdi a Mantova, per poi morire a Venezia, quindi questo è un altro capitolo. Quindi si può risvegliare una città con l'arte. Mantova è l'esempio più bello, perché quello che hanno capito subito i Gonzaga è che quello che resta è l'immagine. Quello che dà proprio la forza molto a lungo tempo è l'immagine, è la composizione, è il coinvolgimento nell'immagine. Parliamo un po' di altre città. Conoscete tutto. Questo è il museo più visitato in Italia. Si chiama Uffizi. Che vuol dire? Non è nato come museo, è nato come un'architettura della burocrazia. Sono Uffizi che hanno fatto qua. Solo
alla galleria di questo stabilimento, hanno esposto un po' dei quadri. E poi, man mano, altri quadri anche negli altri piani. Gli Uffizi, nel corso del tempo, sono diventati un museo, grazie ad una decisione di puntare proprio sull'arte e di creare un ambiente che oggi è uno dei luoghi più visitati. Prendiamo un altro esempio. Roma, anche conosciuto, l'anfiteatro più grande. Dovete immaginare, per secoli, questo anfiteatro così grande è stato semplicemente un deposito, è stato usato come, diciamo, un negozio gratis per cantieri di palazzi attuali. E poi, ad un certo punto, si è deciso, no, dai, attenzione, dobbiamo prendere cura di questo, dobbiamo rivalutare, dobbiamo risvegliare questo monumento perché è proprio il centro dell'antico Roma. Quindi parla di una città che è molto più grande che la città nella quale viviamo adesso. Oggi il Colosseo, come sapete, uno dei monumenti più visitati in tutta l'Italia, in tutto il mondo. Altro esempio, Venezia. Venezia, alla fine del Settecento, era proprio il casino d'Europa, si potrebbe dire anche il casino d'Europa, vietato ai minorenni perché era una città un po' vicino al peccato. Solo poi dopo, man mano, anche qui, si puntava più sull'arte, si parlava di più non sul gioco azzardo, ma si parlava più di Tiziano, Tintoretto. Ma questo non bastava per i veneziani, che erano sempre molto legati all'internazionale. Hanno creato un'idea favolosa. 1895, la prima biennale. Biennale d'arte, non del passato, dell'arte contemporanea. Quindi un confronto diretto in una città quasi museale, ogni due anni, questo concetto. Adesso viviamo un'altra esperienza quest'anno. Tanti che vengono, tanti che proprio qui hanno il luogo d'incontro per confrontarsi con la creatività attuale. Bellissima idea, grande successo. Parliamo di un altro luogo, il Louvre. Il Louvre, come sapete, è stato la dimora dei re della Francia, poi diciamo il centro del potere. La rivoluzione francese ha cambiato completamente. Hanno deciso, non abbiamo più re, ma facciamo di questo palazzo un museo per tutti i cittadini che hanno il diritto di avvicinarsi alla creatività del passato. Lungo periodo, lungo museo, e poi un po' di crisi anche perché tutto un po' tradizionale. E si è pensato, ma che cosa possiamo fare per, diciamo, fare un nuovo passo verso, diciamo, la nostra vita attuale? E hanno creato questa piramide, questo intervento dell'architettura contemporanea che ha dato un altro centro d'attenzione, non solo spaziale, ma anche spirituale per questo centro. Oggi, come sapete, il Louvre è il luogo più visitato, il museo più visitato in tutto il mondo. Dovete immaginare, l'Austria ha circa 8 milioni di abitanti, tutti gli abitanti dell'Austria vengono a visitare il Louvre ogni anno. Parliamo di Londra, anche una città grandissima, tanti problemi, non si sa nemmeno quanti abitanti ci sono. Tanti luoghi, anche il British Museum, come un grande museo tradizionale, ma ha perso un po' il filo con la gioventù e quindi si è creato una Tate Modern. E non si è fatto un nuovo museo, anzi, si è preso una struttura già esistente trasformandola in un museo d'arte contemporanea. E adesso tutti i giovani vengono proprio a visitare questo stabilimento. Giovani d'età, ma anche di cervello, direi. Parliamo di Barcellona, anche una città molto interessante, molto, diciamo, con tanti ritmi e problemi. Quando hanno parlato di fare un nuovo museo per l'arte contemporanea, non l'hanno messo nella piazza, sulla piazza più prestigiosa, ma l'hanno preso e l'hanno portato e creato proprio in un ambiente molto problematico, problematico sociale, problematico economicamente, e con questo investimento tutto
Non tutti i problemi, ma tanti problemi sono stati risolti. E poi, da citare naturalmente sempre, l'effetto Bilbao. Io ho visitato Bilbao e posso dirvi proprio che non è stata una città molto bella, anzi, non vogliamo perdere alcune parole qua. Ma questa idea geniale di far portare un museo con grande nome di Guggenheim proprio in città, poi creare un'architettura che per sé è già un punto d'attrazione, ha cambiato tutta la vita in città. Se andate oggi a Bilbao, vedete non solo turisti, ma vedete anche una città risvegliata del tutto, bellissima. Ultimo pensiero mio, adesso abbiamo capito che si può risvegliare con l'arte, ogni giorno, anche alla grande e alla piccola. Ma quello che vorrei darvi un po' come messaggio, che questo è un vostro diritto. Quando hanno fatto i diritti universali umani, dopo tutta la crueltà della Seconda Guerra Mondiale, hanno messo anche l'articolo 27. Potete leggerlo, è un diritto di noi di partecipare, di avere accesso alla contemporaneità, di avere accesso alla creatività. Quindi risvegliamoci in questo senso. Grazie.